death of Pius IX in 1878, he was elected pope, and he chose the name Leo XIII. As pope, he allowed experts and scholars access to the Vatican archives, which have since been closed to the general public. He also mediated between Germany and Spain in the conflict of the Caroline Islands, and he wrote the encyclical Rerum Novarum, the Church's first encyclical focusing on social issues. Leo XIII was also the first pope to appear in film. Walking through the Vatican gardens, as seen in this footage, he wanted to show people he was still healthy, also to quiet rumors to the contrary circulating among European leaders. In 1903, after 25 years as pope, Leo XIII died in Rome. His pontificate is remembered for having changed the course of the Church. A Roma, rinchiuso entro le mura vaticane, siede sul trono di Pietro Leone XIII. È quasi novantenne, ma attento ai segni dei tempi. Il cinematografo, ad esempio. Nel 1896, un rappresentante torinese dei fratelli Lumière ottiene il permesso straordinario di entrare nei sacri recinti e riprendere, per la prima volta, il Vicario di Cristo in terra. Il Papa accondiscende anche a eseguire un breve copione. È la prima benedizione mediatica, si direbbe oggi. È rivolta anche a quel nuovo e straordinario mezzo di comunicazione. E poi una curiosità. In America si mormora sulla malattia del pontefice. Qualcuno tra i familiari, si dice, potrebbe approfittarne. È opportuno smentire queste voci. Ecco allora che un cineasta americano viene a riprendere Leone XIII, che in pellicola appare sano, vigile, e tutti lo potranno vedere. Benedicta tu in mundiale.